Ragazzi, benvenuti su Planet Spin, benvenuti a questo nuovo video e oggi continuiamo la nostra, il nostro approfondimento sulle esche artificiali e lo facciamo insieme al nostro amico Mattia, che ormai già conosciamo e che introduco subito nello studio. Benvenuto Mattia su Planet Spin. Buonasera Luigi, che io dico sempre buonasera, però alla fine la gente ci può guardare di mattina, di notte, di pomeriggio, in qualunque momento. In qualsiasi momento. Buon qualunque. Di cosa parliamo? Parliamo oggi di Art Bates. Sì. Allora ragazzi, oggi diamo continuità al nostro progetto, ecco, quello di andare a parlare delle esche artificiali utilizzabili sia nella pesca spinning in mare ma anche in acqua dolce, acqua salmastra, a 360 gradi, e ci facciamo accompagnare dal nostro amico Mattia e dal nostro... dalla nostra guida, dalla nostra presentazione, ecco, per meglio guidarci all'interno di questo percorso. E facciamo partire subito la prima slide, ecco qua l'anticipazione. Allora, a questo punto direi vi mostro il percorso che abbiamo fatto fino adesso. Nello scorso video che vi linko in descrizione, abbiamo parlato a 360 gradi sommariamente delle varie tipologie di esche che esistono, dei materiali di cui possono essere composti, e oggi facciamo l'approfondimento sulle hard bait, ovvero sulle esche realizzate in materiali rigidi, giusto Mattia? Abbiamo fatto nello scorso video qui. Non staremo qui ad introdurvi le hard baits perché vi dovete guardare il vecchio video, se no sarebbe facile. Ora noi già qui andremo uno step successivo, ve le facciamo vedere nelle varie sottocategorie, perché se adesso parlassimo di che cos'è un hard bait, sarebbe una ripetizione, quindi andate a vedere il vecchio video e muove continuate questo dopo, mi raccomando. Esatto, perché in questo video facciamo un ulteriore approfondimento, parliamo esclusivamente delle hard bait e modello per modello, famiglia per famiglia, tipologia per tipologia, diamo le indicazioni base per utilizzare queste esche con maggior efficacia, sia nello spinning in mare, nella pesca in mare, ma anche nella pesca negli altri habitat. Partiamo ancora con la nostra slide, partiamo con la classificazione degli hard bait, le abbiamo già definite nello scorso video e quindi ora categoria per categoria le andiamo meglio a definire. Partiamo con le esche di superficie, no Mattia, con le top water. Allora, fanno parte di questa famiglia top water, quindi esche che prediligono la loro azione di nuoto in superficie, quindi non al di sotto del livello dell'acqua ma al di sopra della superficie dell'acqua, e le categorie che noi troviamo, le sottocategorie come tipologia di esche artificiali, ecco, possiamo trovare il popper, i VTD, i pencil, ma allo stesso modo troviamo anche delle esche di superficie che vengono chiamate needle. Esatto. Allora andiamo a definire qualche modello, magari facciamo anche vedere qualche modello, perché ho visto Mattia in anteprima, ecco, hai mostrato un bel po' di artificiali. Me ne sono tenuto da parte, così, cioè, ho uscito un paio di valigette e per esempio, no, parlando, no, della dische top water, penso che il padrone assoluto dell'esca top water possa sicuramente essere il VTD, no? Sì. Questo VTD, che intanto sappiamo cosa vuol dire VTD, cioè in realtà ormai c'è scritto da tutte le parti, cioè questa cosa, questa storia del walking the dog, no? Di sto cagnolino a spasso, perché banalmente questo artificiale, che è un ocean walker, cosa farà in superficie?
farà delle sbandate, poi vi spiegherò anche il perché fa queste sbandate e come produrre queste sbandate, e creando queste sbandate che proiettate verso l'alto sono così, sembra quasi la coda di un cane che scodinzola mentre viene passeggiato. Quindi in inglese l'hanno tradotto con sta cosa walking the dog, quindi portiamo a spasso il cagnolino, che poi abbreviato diventa PTD. Vedi? Sempre gli inglesismi di cui parlavamo l'altra volta, sempre queste cose. Si ripetono, si ripetono. Esatto, sì. Si ripetono. Intanto io penso, spieghiamo come si muove questo artificiale, poi vediamo magari quali sono i predatori target tendenzialmente magari. Certo, certo. Ok, allora intanto questo artificiale, abbiamo detto, il movimento tipico è questo zigzag lungo una linea retta, viene prodotto perché? Perché il bilanciamento di quest'esca è portato lungo la parte terminale dell'esca, nell'ultimo terzo dell'esca, ok? Infatti ha una pesistica fissa qui, che magari un pochettino trema, magari produce sempre quel famoso rattling che un pochettino ci aiuta ogni tanto. Quindi questo cosa farà? Ci darà un'ottima lanciabilità, perché la massa è spostata di dietro, è molto aerodinamico, come vedete la forma è semplicissima, sembra un piccolo sigaretto. E poi cosa succede? Nel momento in cui noi lo andiamo a gercare, quindi la gercata è questa leggera strattonata che diamo con la canna, cosa succede? Viene tirato in avanti l'artificiale, quindi produce questo scatto in avanti. Per inerzia, la parte posteriore dove è posizionato il punto di massa dell'artificiale tenderà a spostarsi in avanti, quindi producendo questa sbandata, ok? Poi lì saremo noi che con il recupero del mulinello dovremo andare a compensare la sbandata e farlo andare dritto in avanti. Se riusciamo a compensare bene la gercata e l'inerzia dell'artificiale, allora l'artificiale produrrà bene il suo moto. Cosa succede? Succede che se non abbiamo un giusto rapporto di recupero, se non stiamo recuperando abbastanza velocemente, potremmo eventualmente ingarbugliare l'esca, perché la sua inerzia sarebbe troppo elevata e si porterebbe in questo modo, accavallando l'ancoretta di dietro con il terminale. Quindi come si produce il movimento di un VTD? Dando queste piccole gercatine cadenzate con un recupero più o meno costante e rapido, producendo quindi alla fine queste sbandate zigzag. Forse mi sono dilungato un po' troppo, Luigi, non lo no, so. No, 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 sempre... è giusto, in quello che ci piace fare non c'è limite di tempo. Allora, diamo pure qualche indicazione, perché magari chi ci segue dice, esatto, sì, ho capito, questa esca, ma quali sono le condizioni ideali, magari meteomarine, oppure di tipologie di predatore che maggiormente possiamo ricercare diciamo, utilizzando il VTD? Nel saltwater il VTD ovviamente è conosciutissimo per essere esca principe, per insidiare la spigola, per esempio, no? In spiagge con batimetri molto bassi, per esempio spiagge sabbiose, o comunque lì dove c'è la possibilità che la spigola possa essere in agguato e in caccia su strati d'acqua abbastanza bassi, oppure può essere ottima nelle mangianze, sia per esempio dei classici serra, come per esempio per VTD di dimensione e anche armati in maniera più pesante, anche per le mangianze per esempio di tonni o di lampughe. Nessuno ci vieta di andare a provare ad insidiare dei pesci in mangianza con un VTD, perché comunque il VTD dà l'impressione di questa preda non meno identificata che sta fuggendo in preda al panico, magari si allontana rispetto al banco dei suoi simili e in preda al panico si distacca. Allora il pesce, magari in frenesia alimentare, si accorge che c'è questa preda, grazie alla famosa linea laterale, si accorge che c'è questa preda in preda al panico e prova e magari ci va addosso. Tendenzialmente sì, allora ti interrompo perché voglio aggiungere una cosa. Il VTD, a differenza di altre esche, è purtroppo un'esca molto tecnica, perché per utilizzarla in modo corretto, a meno che non la recuperiamo velocemente sull'acqua facendola schizzare, e quindi in questo caso sono bravi un po' tutti, ecco, il VTD è tra le esche artificiali quella che necessita
di una padronanza maggiore della combo canna-mulinello e del sistema pescando in genere, no? Quindi una volta imparato a muovere un VTD potremmo tranquillamente utilizzare con efficacia tutte le altre esche perché avremo acquisito la padronanza, quindi alleniamoci anche ad utilizzare delle esche che sono particolari sia come forme e dimensioni e come tipo di movimento, no Mattia? Esatto. Ora, ad esempio, non so se si riesce a vedere, perfetto, io qua avevo fatto un disegno in CAD dove spiegavo, vedete, questo è il centro di massa dell'artificiale schematizzato in maniera molto semplice e qua c'è un effetto, la motivazione per la quale si porta avanti il centro di massa, e questo è quello schematizzato con una GIF, quello che dovrebbe essere il movimento giusto del VTD visto dall'alto, vedete questo zigzag costante, e in mezzo a questo c'erano anche dei consigli che possiamo anche chiudere magari la condivisione. Sì. Consigli perché? Perché comunque appunto per ottenere questo movimento, siccome si tratta di un'esca molto tecnica, ha anche bisogno tendenzialmente di un'attrezzatura discretamente specifica. Quindi tendenzialmente, in base, sempre regolandosi in base alla massa dell'artificiale, si sceglie una canna discretamente fast, un mulinello con un rapporto di recupero discretamente veloce, quindi appunto perché dobbiamo andare a compensare l'inerzia dell'artificiale che va a ruotare in avanti, quindi dobbiamo avere un rapporto di recupero abbastanza elevato ed una canna fast che non vada ad ammortizzare troppo, perché qualora ammortizzasse troppo andremo a perdere parte del movimento che andiamo ad imprimere. Il mulinello, esatto, deve essere fast, e qui la chiudo perché sennò non finiremo mai, perché il mulinello deve essere un rapporto di recupero veloce, perché oltre a dover compensare l'inerzia dell'artificiale deve compensare eventuali bandi, perché l'esca si muove fuori dall'acqua, esatto, l'esca si muove fuori dall'acqua e farà pochissimo attrito, quindi la nostra treccia sarà sicuramente fuori dall'acqua e sicuramente in balia di eventuali venti, anche brezze, quindi è importantissimo avere una canna fast con un mulinello con un rapporto di recupero discretamente veloce. Allora, sì, hai completamente, diciamo, sei stato esaustivo, però perché ecco, sono delle esche, nel momento in cui noi siamo degli appassionati, no? Allora, nel momento in cui parliamo delle esche artificiali ci vengono su tante di quelle considerazioni da fare che magari per ogni esca andrebbe fatto un video. Ora andiamo, diciamo, più veloci, e nella nostra esposizione mi soffermo un attimo su questa esca che io ci tengo a mostrarvi, perché tra le esche che sono in mio possesso ce ne sono alcune che sono delle piccole reliquie, perché sono le esche che io ho comprato tanti anni fa quando ho iniziato il mio percorso nella pesca spinning, e vengono direttamente dall'America. Poi col tempo sono state importate, però anche queste sono esche di superficie. No, questa potrebbe essere una via di mezzo fra un popper e un surface. Esatto. E quindi in questo caso comunque sono esche di superficie, vanno recuperate abbastanza veloci, fatte schizzare sull'acqua. Mentre in questo caso abbiamo il famoso Ranger, che non tutti quanti conosceranno, perché questo qua è proprio una reliquia, una reliquia di... Sì, la prima skipping lure che è stata prodotta e veniva realizzata dalla Ranger Lure, il Bounder, che non tutti quanti conosceranno, però ecco, come completezza di informazione la facciamo vedere un po' a tutti. E poi nel corso degli anni tante esche si sono evolute e da alcune idee ne sono nate altre. Una delle ultime esche di recente introduzione, ma che per efficacia è una delle esche più conosciute e utilizzate, è il Needle. Esatto. Uno di questi, ecco, è proprio questo che ogni azienda... Parte, sì, ogni azienda ha nel suo bagagliaio di esche, ecco... Esatto. Esatto, dimmi, che poi dimmi. Tra l'altro il needle altro non è che un VTD più allungato, cioè il meccanismo di funzionamento è identico. Giustamente l'unica cosa da capire è che
questo avrà un'inerzia maggiore rispetto al VTD in quanto è più lungo e di conseguenza quando andrà a fare le sue sbandate tenderà a ruotare di più rispetto a un VTD e quindi dovremmo andare a compensare di più, ma il meccanismo è identico, bisogna soltanto fare proprio delle giacchettine leggermente più ampie. Sì, è vero. Vai. Proprio in merito ai needle, che diciamo è una categoria molto amata dai pescatori di spinning in mare soprattutto, perché ecco, è un'esca emozionale, come tutte le esche top water sono delle esche emozionali, perché nel momento in cui noi utilizziamo queste esche possiamo assistere all'attacco in diretta sulla superficie dell'acqua del pesce, che serra, barracuda, leccia, tunnide che sia, qualsiasi esca si muove sull'acqua, ecco, ci dà quella sensazione che dal momento all'altro potrebbe essere attaccata da un predatore, e quindi tutte queste esche sono utilizzate anche per questo motivo. Il needle è un'esca che io prediligo per la pesca del pesce serra, ma in tanti spot, sì, e in tanti spot la vedo però utilizzare anche con prende alternative, con recuperi lenti, molto lenti, per esempio quando insidiamo il barracuda, perché cosa succede? Che molte volte le esche artificiali diciamo in qualche modo vengono intercettate, interpretate, vengono riconosciute dal predatore, e nel momento in cui vengono anche punti poi non l'attaccano più, quindi tante volte può succedere che per stimolare pesci in particolari zone molto pressate dall'azione di pesca dei pescatori dobbiamo studiarci soluzioni alternative, quindi esatto, mettere sempre in pratica pensare fuori dagli schemi, esatto. Hai il dono della sintesi. Allora, altre esatto opposta. Piccola cosa l'ultima che esca. Dire, sì, vai. Pescare in top water è emozionante, ma è anche uno dei metodi per imprecare di più in assoluto. Perché imparerete che i pesci in top water sbagliano tantissimo, cioè attaccheranno 1000 volte la vostra esca e forse 10 volte beccheranno l'esca in maniera corretta. Soprattutto i barracuda, che già di loro hanno una vista che fa schifo, però è emozionante vedere il pesce che va a attaccare, va a saltare fuori dall'acqua per beccare la tua esca, ma è altrettanto stressante e snervante vedere che alla fine non la becca mai, oppure la becca male e quindi si slama dopo poco dopo. È bello, però, però aggiungo che molte volte è proprio il vedere il pesce che sta attaccando che ci svia, perché molte volte noi nel momento in cui vediamo il pesce inseguire, attaccare l'esca, anticipiamo la ferrata, che è una cosa sbagliatissima. Esatto. Quindi in tante occasioni dovremo ecco o rallentare l'azione oppure aspettare che il pesce aggredisca l'esca e poi ferrare, a prescindere di quando lo sbaglia, non c'è verso, quindi là non abbiamo soluzioni di recuperare, però in tanti casi purtroppo succede che noi anticipiamo la ferrata. L'ultima esca che volevo farvi vedere è questa sorta di VTD molto particolare, dalla forma quasi unica, perché ecco, ci permette di, come dicevo in precedenza, ancora diversificare l'azione di pesca e personalizzare la nostra azione di recupero. Infatti, una delle caratteristiche della bravura, ecco, tecnica del pescatore è quella anche di personalizzare lo stile di recupero. Non ci sono esche che nascono con una tipologia standard di recupero, però tra tutte le esche che sono nel panorama, esche artificiali, quelle che sono maggiormente tecniche sono quelle prive di paletta, come ad esempio i lipless, vero Mattia? Esatto, che amo i lipless. Io adoro sì, i lipless, ma perché esatto. sono estremamente polivalenti, perché dei lipless ce ne sono top water, come ce ne sono anche appunto affondanti, sinking, slow sinking, extra sinking, perché poi alla fine ne sono di mille tipi diversi.
Per non parlare di quelle bellissime giapponesi artigianali, quelle sticcone da 120 grammi, 250 grammi, spettacolari. Sì, Anche qualsiasi perché esca, sono esche qualsiasi che esca. hanno un movimento molto personalizzato, cioè non hanno nemmeno un movimento definibile perché di base ogni leafless ha il suo movimento specifico. C'è chi ha un wobbling più accennato, c'è chi in realtà magari riesce a fare anche un leggero beccheggio in avanti, c'è quella esca invece che ti fa le bollate in base alla giaccata che vai a dare. Sono talmente tanto polivalenti che dire che il leafless si muove in determinato modo sarebbe sbagliato, quindi si Sì, dovrebbe andare a vedere il perché caso ogni specifico. esca ha delle caratteristiche particolari, però Chiaro. il lipless tendenzialmente è un'esca sinking, vero? È un'esca che affonda. Dipende. Io Ce ne sono nel molte che sono approssimabili a un VTD, invece ce ne sono alcune che sono quelle classiche con assetto verticale e che poi quando vengono gercate in avanti tendono a fare quella sorta di poppate, affondate e poi ritornano a galla. Dipende dallo scopo, per esempio. Sì, però diciamo per come sono state progettate, la maggior parte hanno la possibilità, ecco, di poterci far insistere proprio l'azione di pesca alla profondità che noi vogliamo. Infatti, utilizzando dei lipless sinking come questo che vedete, io posso farlo scendere intorno, che non so, ai 2-3 metri e portarlo in pesca. Facendo attenzione alla tipologia di recupero, come velocità, come inclinazione della canna, in quella fascia di profondità. Quindi, tra le esche che noi possiamo considerare per andare, ecco, anche a variare la tipologia di profondità dell'azione di pesca, sicuramente i lipless fanno parte di questa categoria. Ce ne sono alcuni che sono differenti per forma, dimensioni, oltre il colore, numero degli ami presenti nel corpo, però queste sono un po' le caratteristiche standard di ogni esca. Prossima slide invece parliamo, diciamo, qualche informazione in merito ai darter che, come potete vedere anche dalla slide in sovraimpressione, sono delle esche che hanno la paletta praticamente integrata all'interno del corpo, no, Mattia? Nella parte Esatto. anteriore vediamo che praticamente c'è la palettina già integrata all'interno del corpo. E anche Esatto. queste esche Io ne ho qua un nascono per altro un pure. utilizzo molto particolare, molto specifico. E tendenzialmente nascono per non essere spalettabili. In pratica, giustamente chi inizialmente andava a creare i minnow ha detto, ti minnow quando io provo a pescare la spigola su batimetriche basse, a un certo punto vuoi la pietruzza, vuoi la sabbia, li spaletto e butto soldi. Il che anche okay, un giorno si è deciso di creiamo questi minnow che hanno invece la paletta tutta unica, un pezzo con il corpo. Questo ad esempio è uno smile e come vedete ha la paletta che è tutto un unico pezzo del corpo, quindi questo cosa lo rende molto più resistente quando andiamo a pescare ad utilizzarlo in batimetrie basse. Cioè in teoria un darter minnow, un leafless minnow lo possiamo utilizzare tranquillamente anche su una colonna d'acqua da 20 cm, 30 cm senza avere troppo la paura di andarlo a rovinare. Certo, se poi vado a pescare negli scogli non lo spaletti, però lo buchi, lo spacchi in qualche modo. Queste sono esche che appunto tendono tendenzialmente, bellissima assonanza, tendono a fare poco, tendenzialmente poco movimento lungo asse orizzontale, tendono a fare molto di più come wobbling, quindi Sì, lungo vero, vero. l'asse statico, appunto perché devono creare dei bagliori senza però eccedere nel movimento, perché appunto tendenzialmente lo stiamo utilizzando magari in zone frastagliate, quindi comunque se non lo spacchiamo potremmo comunque rischiare di incagliarlo, quindi deve muoversi lungo un'unica direzione, ma comunque cercando di creare dei bagliori per attirare eventualmente il predatore. Come dicevo prima, queste sono esche che per lo più vengono dichiarate per l'uso alla pesca della spigola.
che appunto tende a stare in queste zone compatibilmente più basse, sotto questi gradini, magari a fare i suoi agguati, magari si vede la preda, in questo caso, che le passa davanti e la va ad attaccare. Ecco, questi video artificiali ci servono appunto per cercare di pescare stando un po' più sicuri di non stare rompendo un'esca, appunto, no? Perché se utilizzassi, che ne so, un qualunque altro minnow, rischierei di spaccarlo e poi rovinare la mia pescata. Allora, io aggiungerei, per quanto riguarda l'azione di recupero, queste esche che sono prive di ancore, prive di paletta, scusate, non per forza devono essere cercate per ecco, variare il movimento durante l'azione di nuoto, ma anche con un recupero lento e lineare riescono ad esprimere il meglio di loro stessi. Anzi, secondo me questa esca, noi diciamo un po' più tecnici cerchiamo anche l'incercabile, quindi comunque un po' di jerk glielo facciamo sempre, il movimento di polso, no? Però queste esche, ecco, proprio per la facilità di utilizzo e per come sono state proprio concepite, possono essere tranquillamente utilizzate in acqua bassa, come diceva Mattia, ma anche senza jerk, quindi recupero lento, lineare. Aggiungo, purtroppo, proprio per la mancanza della paletta, che in molti casi ci aiuta anche in presenza di turbolenza, schiumate, corrente sostenuta, ci limita l'utilizzo in condizioni di mare molto mosso, no? Nessuno ci vieta di poterle utilizzare, però ecco, conoscendo le specifiche tecniche, in presenza di mare mosso o molto mosso preferiremmo un'esca con la paletta. Giusto, Mattia? Esatto. E con una paletta anche abbastanza importante, direi, sostenuta, se proprio ci vogliamo provare. Anzi, riguardo al discorso cercate, perché poi vedi, non dilungato senza pensare alle specifiche, riguardo il discorso cercate, anzi spesso è controproducente andare a cercare queste esche, perché non permetteremmo proprio all'esca di lavorare bene, che spesso tenderà a schizzare in avanti, e nei casi di esche particolarmente floating addirittura rischieremo di farle saltare via dall'acqua, quindi anzi le staremmo facendo lavorare molto, staremmo facendo lavorare male. Penso, dico, come dicevi tu esattamente, spesso il modo migliore per recuperare queste esche è un recupero lineare, tranquillo, lento, e se vogliamo provare a fare un movimento un po' più jerkato, allora dobbiamo essere bravini di polso o quantomeno avere una canna che accompagni il movimento, quindi magari una canna un po' più moderate rispetto a quello che abbiamo detto prima, che per i VTD che invece doveva essere una canna un po' più fast. Esatto. Andiamo avanti con la nostra esposizione. C'è ancora qualche darter, giusto per fare qualche dare ancora qualche esempio. Parliamo dell'esca, la più classica, no? Che noi possiamo trovare anche andando in un negozio di pesca, di quella di più facile utilizzo, che è l'esca per eccellenza utilizzabile in tutti gli habitat. Esatto. Il minnow. Ancora qui abbiamo un inglesismo tradotto, il pesciolino. Pesciolino. No, Mattia. Esatto, banalmente minnow vuol dire pesciolino. Ma cosa possiamo dire sul minnow? Quante miliardi di cose dovremmo dire sul minnow? Guarda, io penso che a un certo punto conviene dire proprio il minimo indispensabile, perché esatto. Io penso che sul minnow dovremmo fare proprio una puntata dedicata, esatto. Sia per i modelli esistenti, ma anche per le tipologie di pesci predatori a cui sono destinati e quant'altro. No, Mattia, no, esatto, diamo giusto esatto. Qualche anche indicazione perché, di massimo, facciamo vedere qualche modello. Detta per massima, il pesce target del minnow è qualunque pesce, cioè, detta alla massima, non esiste un pesce target per il minnow. Se lo definiamo così, poi è ovvio che ci sono dei minnow magari un po' più specifici, perché ad esempio, esatto, cosa vabbè, tu vai di potenza lì. Questa, allora, noi prima con Mattia abbiamo fatto una disquisizione sul discorso esca predatore. E in questo caso qua io voglio riportare quello che ci siamo detti, Mattia, perché penso sia una cosa importante. Attualmente sì, esatto. sul web, sui social, ma anche sui posti di pesca, magari alle persone un po' più esperte
viene chiesto: consigliami un'esca. Faccio un esempio per la spigola. Apro parentesi, a prescindere, è stato già detto e ridetto in tutte le forme e dimensioni. Ci sono gli articoli, ci sono i video, se ne è già parlato Esatto. tanto di questa cosa, ma quello che voglio dire è che non esiste un'esca specifica per un predatore. Ci sono delle condizioni e delle caratteristiche che ne prediligono l'utilizzo in alcuni contesti, che possono variare anche da zona a zona, per cui non esiste una legge scritta: questa esca è per la spigola, questa esca è per il barracuda, per il luccio o per il black bass. Nella maggior parte dei casi, ecco, per quanto riguarda il minnow specifico, non esiste un predatore a cui noi possiamo destinare un artificiale, no, Mattia? Esatto, anche perché, ripeto, la discriminante in questo caso potrebbe essere la batimetrica di lavoro del minnow, o la dimensione, perché magari in base al pesce foraggio, in base tendenzialmente a quelle che possono essere le prede tipiche di un determinato pesce all'interno di un ambiente. Però il minnow si muove appunto un pesciolino. E capite bene che qualunque pesce predatore si ciba di pesciolini. Quindi, dire che questo minnow è per questo pesce, o quest'altro minnow è per quest'altro pesce, in realtà diventa soltanto un'illazione a scopo puramente commerciale. Ad esempio, vi posso far vedere questi due minnow qua, no? Che sono, non so se si vede, un Sapphire, un Hiroshi Flash. Potremmo disquisire sul fatto che entrambi, in acqua salata sarebbero perfetti e sono perfetti per insidiare la spigola là dove ci sono delle batimetriche basse. Potremmo disquisire sulla posizione, sull'angolazione della paletta, però andremmo veramente per le lunghe. Sì. Quello che c'è da dire è che il minnow, ragazzi, è un'esca estremamente polivalente. È un'esca che funziona esattamente come abbiamo detto prima, anche perfettamente, senza doverci studiare troppo su recuperi particolari. Va benissimo su recuperi lineari che poi, in maniera codipendente dalla paletta, dal centro di massa, dall'aerodinamica dell'artificiale, può necessitare di un recupero più o meno lento, ma lì dovrete essere voi con la vostra sensibilità a capire qual è il recupero migliore per un determinato tipo di minnow. Può essere un minnow che magari tende ad affondare di più perché magari è una paletta meno inclinata ma più ampia, può essere un minnow che invece lavora molto in superficie, sbandando parecchio perché magari ha questa una paletta molto inclinata, molto ampia, e quindi tendenzialmente affonderà poco, ma agirà molto sui primi strati d'acqua. Su questo, ragazzi, l'unica cosa che vi posso dire è, a meno che non stiamo qua 2 ore a chiacchierare delle varie caratteristiche nello specifico, andatevi a leggere le miriadi di cose che trovate online, robertoaccardi.com oppure per la Netspin. E imparate facendo anche un po' di esperienza, perché ho visto tante volte che si cerca di imparare, cioè si cerca di andare semplicemente a chiedere, appunto, come abbiamo detto prima, cosa pesco, co come pesco questo pesce, e poi vado a comprare a modo mio a colpo sicuro. Invece, facciamoci un po' di esperienza, studiamoci un po' sopra. La bibliografia online cede parecchie su questi artificiali. Qual è il Proprio per momento questo giusto? dicevo, volevo solo aggiungere una cosa, proprio per questo dicevo, no? Se una persona ha deciso di intraprendere il percorso nell'ambito della pesca, dello spinning soprattutto, deve capire che c'è da studiarsi le basi perché è facile trovarle, o andare direttamente in pesca e farsi le proprie esperienze, ma se noi non siamo capaci nemmeno di trovare delle informazioni che sono già state dette, scritte e ridette, e ci sono i video, ci sono tutorial e quant'altro, ecco, come vogliamo mai andare a pesca e riuscire a prendere un pesce? Quindi, ecco, rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci del nostro e non limitiamoci alle informazioni morde e fuggi che possono essere Esatto. date, anzi, molto spesso vengono date dalle persone che sono proprio novizie come chi cerca informazioni, e quindi rischiamo, ecco, anche di ricevere delle cattive informazioni, dei cattivi suggerimenti.
Sì, esatto, poi magari ci ritroviamo ad aver speso decine o centinaia di euro in artificiali che poi magari nella zona in cui peschiamo non sono nemmeno utili. Comunque, banalmente una cosa tecnica, vorrei dare una leggera definizione che effettivamente non abbiamo data, di Minnow. Banalmente il Minnow è un artificiale palettato che simula appunto un pesciolino che sta magari avendo difficoltà nel nuoto, che ha appunto un corpo da hardbait e che soprattutto, questo è importante per distinguerlo da quello che successivamente sono le jerkbait e i long jerk, ha un bilanciamento centrale. In tutti i casi, quando abbiamo un minnow, il bilanciamento è al centro. Anzi, vediamo se riesco in qualche modo a farvi vedere qualcosa. Esatto, vediamo se riesco a farvelo notare. Questo che è un classico minnow, come vedete, ha i pesetti esattamente al centro dell'esca. Questo bilanciamento centrale gli permette di avere un movimento molto, in alcuni casi, stretto, ma comunque mantenendolo lungo il proprio asse statico. Ok? Questo ci servirà per capire dopo la differenza con quelli che sono i long jerk. Ok, mi dai là per andare avanti e nemmeno a fare la posta troviamo Esatto. i jerk. Vedi, Allora, i perché anche a jerk. farla apposta, perché non l'ho visto io. La differenza sostanziale che diciamo possiamo notare nel jerk o nel long jerk, come gli esempi che vedete nella slide che ho preparato, ecco, è la grande dimensione in lunghezza del corpo rispetto magari ad una paletta che può essere più o meno Pulita. pronunciata. Sì, per esempio ancora, questo è un altro jerk. È proprio la forma e la paletta che ne determina il movimento e la reazione alla jerkata. L'abbiamo detto e ridetto, lo ribadiamo con il termine jerkata. Noi intendiamo quel movimento laterale del braccio o del polso con la canna, la classica, la strattonata, chiamatela come volete Esatto. voi, che durante questa fase, questo movimento, l'esca artificiale reagisce con una sbandata e il jerkbait o il minnow jerkbait è un'esca che è stata progettata appositamente per reagire a questi movimenti laterali impressi dal pescatore. Allora, sì. Volevo, dopo vi faccio vedere qualcosa perché ho anche qualche GIF animata delle mie, oltre a qualche schema di quelli disegnati, perché come vi dicevo prima è importante capire che la differenza sostanziale è reale tra un minnow e un long jerk, perché esistono anche per esempio i long minnow, che non sono dei long jerk ma sono dei long minnow, sta appunto, questo è un super tie dell'ED per esempio, sta appunto nel bilanciamento della massa. Questo artificiale ha un bilanciamento di massa che in fase di jerkata tende a stare nella parte posteriore, un po' come abbiamo detto nei VTD. In realtà sfruttano spostamenti di massa, però approssimiamo che il punto di massa sia nella parte posteriore. Quindi cosa succede? Nel momento in cui vado a jerkare, la massa si va a spostare nella parte posteriore e succede quello che abbiamo visto nei VTD. Quindi questo artificiale tenderà a sbandare per via della massa spostata di dietro, ma allo stesso tempo tenderà ad essere frenata e a beccheggiare, come si dice in gergo, per via dell'azione della paletta che va a frenare. Questa azione della paletta che frena, frenerà l'artificiale all'esterno e farà in modo che la massa da dietro si torna a spostare in avanti. In questo caso cosa succede? Noi cerchiamo. La massa si sposta dietro, l'artificiale sbanda, viene frenato dalla paletta, la massa si torna a spostare in avanti e per inerzia, boom, dà un altro colpettino in avanti all'artificiale, che in questo caso è un long jerk. Quindi c'è una certa complessità nel mondo di un long jerk, cioè ci sono diverse fasi, un po' come i motori a quattro tempi, noi pensiamo che il motore giri, in realtà ci sono quattro stadi che poi determinano la rotazione del motore, no? Sei Anche qui ci troppo sono diversi tecnico, stadi. Lo sei so, troppo ma non ci tecnico. posso fare niente, scusami. Comunque, banalmente, quali sono i pesci target di sto long jerk che ci piace, che a me piace tanto? Io adoro i long jerk, li userei tutta la vita, nel senso, ho preso di tutto questi long jerk. Quali sono i pesci target di sti long jerk? Come sempre,
tutto e niente. Io personalmente ci ho preso un'infinità di barracuda di tutte le taglie. Ovviamente poi abbiamo il serra che ci va addosso, se c'è la spigola particolarmente affamata ci va pure, ma tendenzialmente appunto nel mio caso il predatore perfetto per il longjack è il barracuda, anche perché c'è una vista che fa schifo e quindi lo aiutiamo dandoci questa preda un po' lunga. Allora, nel frattempo che Mattia ci prepara il documento da condividere, io ci tenevo a dare una mia esperienza, a condividere una mia esperienza personale, che è quella dei long jerk e i barracuda, oppure long jerk e serra. Li possiamo prendere con la stessa esca, proprio lo stesso modello esatto, però che cosa dobbiamo imparare? Che mentre alcune tipologie di predatori prediligono un jerk più ripetuto, più ritmato, più costante, più veloce, altri ne prediligono, in base anche all'attività che noi troviamo sul posto di pesca, a un recupero, un jerk, un ritmo meno veloce, meno costante, più alternato. E quindi molte volte capita che, per esempio, per il serra noi prediligiamo un recupero più veloce, ritmato, jerk jerk stop, oppure jerk 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 stop, mentre con il barracuda molte volte che cosa è successo? Che seguono senza attaccare. Quindi vedi questi pesci che si avvicinano col muso fino alla coda, e quindi in quel caso cosa puoi fare? In quel caso io semplicemente non recupero, ma esatto, sbacchetto solo la canna. In tante occasioni ho visto l'attacco sotto ai miei piedi proprio nell'ultimo centimetro di recupero, e questa qua è una cosa, ecco, che ti insegna come pescare e ecco, risolvere situazioni di pesca diametralmente opposte da loro, ma con la stessa esca artificiale. Esatto. Poi tra l'altro, soprattutto il barracuda viene, tra virgolette, come dicevo prima, aiutato dal fatto che questa esca sia così lunga, che produca queste sbandate, perché ha una zona d'ombra abbastanza importante, per cui noi, tra virgolette, aiutiamo lo strike dando queste cercate, questi stop. Ecco, andando qua sotto, volevo, ecco, questa GIF, no, schematizza quello che dicevo prima, ovvero che quando andiamo a cercare il peso si sposta dietro, poi quando l'esca si ferma il pesetto si torna a spostarsi in avanti e spingerà ulteriormente l'artificiale, dando quell'ulteriore tocco in più che eventualmente potrebbe far dare al pesce quell'input per farlo arrivare allo strike. Qui invece, per esempio, si vede banalmente il movimento di un classico long jerk, anche questo un super tide, durante un recupero lineare. Cioè, vedete, non ha un movimento particolarmente accentuato, si muove lungo il proprio asse statico con un wobbling più o meno accentuato. Quindi anche questo è un artificiale che noi dobbiamo imparare a muovere. Mentre qui, con una GIF schematizzata, banalmente anche questo, vediamo che si muove producendo queste sbandate da un lato all'altro, sempre per l'effetto di questa resistica interna che si andrà a spostare. Sì, per quanto riguarda il long jerk, io penso sia un'esca moderna, perché esatto, ha permesso a tanti pescatori che magari non hanno una padronanza, diciamo, dell'azione di lancio anche, di poter raggiungere una buona distanza di lancio, perché la presenza all'interno, nella pesistica, nel bilanciamento di alcuni long jerk di ultima generazione, ecco, ci permettono di raggiungere zone di pesca molto distanti dalla costa, che sono quelle zone dove il predatore circola con minor malizia, perché, ecco, nella sua azione di caccia pensa di essere al sicuro da eventuali tranelli che può trovare molto facilmente sotto costa. Quindi raggiungiamo zone di pesca molto distanti dalla costa con un lancio teoricamente facilitato, grazie anche alla presenza in alcune tipologie di esche di un sistema di bilanciamento della pesistica interna.
Mattia, ti lascio la parola per una tua ultima considerazione sui long jerk. Sì, e poi mi è fatto venire in mente anche questa cosa, perché effettivamente il discorso della lanciabilità non l'abbiamo detto, per esempio, per il minimo, no? Cioè, anche lì bisogna essere abbastanza tecnici nel lancio, anche se questa è una cosa, appunto, parlando sempre di avanzamento tecnologico, oggi ci sono parecchi minnow che hanno un sistema di spostamento di pesistica interna che poi, una volta rimessi in assetto, bloccano i pesi, appunto, nella zona centrale del minnow stesso. Ecco, per il long jerk tendenzialmente non c'è molta difficoltà nel lancio, sono molto 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 semplici da lanciare, appunto. Cioè, aerodinamici. Non c'è molto da dire riguardo. Sono sia aerodinamici, poi con questi sistemi di spostamento sono ottimi. Poi oggi, con i sistemi di spostamento di pesistica a tungsteno, ancora meglio, se vogliamo dirla tutta. Però, esatto. Appunto, sono rischi veramente polivalenti, perché ci si può prendere di tutto. Cioè, la riccioletta, il carango che magari sta cacciando. Dipende soltanto dalla taglia del long jack, poi possiamo utilizzarlo in situazioni di vento, in situazioni di mare più mosso, in situazioni di mare calmo. Poi ovviamente dobbiamo essere bravi a evitare di spalettarli, perché questi long jack tenderanno, appunto, a beccheggiare. Ecco, una cosa importante, e questa è l'ultima considerazione che faremo. Tu cosa preferisci? Quale velocità di affondamento preferisci nei long jack? E questo non l'abbiamo detto, eh? Per quanto riguarda la velocità di affondamento, la risposta è sempre quella: dipende dalla situazione di pesca che ho davanti, perché io posso pescare su una spiaggia e lì la velocità di affondamento mi ostacola, perché aspettando quell'istante in più andrei a farlo sbattere troppo diciamo sul fondale, e quindi vanificherei l'azione di pesca. Quindi invece diametralmente opposto il caso che potrei dimostrarti: in pesca su una scogliera a alte profondità, ecco, lì lo farei scendere qualcosina in più per andare una fascia d'acqua un po' più profonda. Poi ora non so le zone di pesca che tu solitamente frequenti, vabbè, quindi dipende la risposta. No, vabbè, lo so, io per esempio il mio preferito, anche perché comunque quando uso long jerk tendenzialmente ho batimetri anche abbastanza importanti, perché non pesco mai in spiagge particolarmente basse, è lo slow sinking, che aiuta parecchio con il barracuda, perché appunto ti permette di dare quella leggera vitalità, anzi leggera mortualità, se lo vogliamo definire così, all'artificiale, che scende piano 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 e non resta semplicemente come se fosse un essere inanimato lì in mezzo all'acqua. Allora, queste ovviamente sono dettati, appunto, dagli spot più maggiormente frequentati, dalle esperienze, eccetera eccetera. Però io odio pescare con i long jack floating, perché non mi piace quello long jack che a un certo punto schizza in aria, preferisco piuttosto prendere con minnow, ma è una cosa mia personale. Ecco, però tutte queste chicche che tu inserisci all'interno dei video che stiamo realizzando per il canale, ecco, sono delle informazioni che magari anche persone che sono già esperte nel settore possono usare come spunto di miglioramento, perché magari a volte le facciamo queste cose ma non ci pensiamo, invece facendo un ragionamento comune, ecco, diamo degli spunti di miglioramento un po' a tutti. Anche perché, signori e signori, questi video non sono per niente scritti, è una chiacchierata estemporanea che stiamo facendo. È vero. Allora, andiamo avanti con il prossimo hard bait. Parliamo del crank, che è un'esca principalmente usata in acqua dolce, ma anche in mare ha delle potenzialità di utilizzo. Mi viene in mente all'interno dei porti, magari se noi siamo nei pressi delle banchine portuali, il crank lo userei sotto le barche. Allo stesso modo invece all'interno delle foci lo utilizzerei rasentando gli ostacoli del sottocosta. Ovviamente il crank è un'esca eccezionale per le vibrazioni che emette, quindi a prescindere dall'habitat in cui noi lo utilizzeremo, questa esca nasce anche per
ricercare il pesce sulla distanza, perché le vibrazioni, le turbolenze, i rumori che lei emette durante l'azione di nuoto simulano un pescetto in difficoltà emettendo delle vibrazioni a frequenze ben distinte, che possono essere ben distinte dal predatore, che lo avverte anche da distanze maggiori e si avvicina per la predazione. No, Mattia? Sì, ma tra l'altro io non ho molta esperienza con i crank, nonostante siano delle esche che mi piacciono tantissimo. Infatti, ultimamente stavo proprio pensando di acquistarne qualcuno, tendenzialmente magari il floating. Questo è palesemente sinking, cioè questo affonda tipo 10 metri. Anche perché mi incuriosisce parecchio, in quanto negli ultimi periodi sta dando molti bei risultati nelle schiamate in scogliera, per esempio con gli spiridi, con sarghe di grossa taglia, con occhiate di grossa taglia, e volevo provarlo. Quindi non ho grande esperienza con i crank, in realtà non ne ho mai utilizzati, li ho sempre studiati soltanto a livello teorico, li ho visti, ma personalmente mai usati. Li vorrei usare. E non sto qui a dirvi delle papalate, nel senso, io ci ho preso perché non ci ho mai pescato con un crank, però ci pescherò, uno dei miei prossimi acquisti. Una delle caratteristiche da conoscere è poter anche sfruttare nelle nostre battute di pesca, nell'utilizzo del crank, è la possibilità di raggiungere delle profondità in breve tempo grazie alla forma e alla dimensione della paletta di cui è dotato il crank. Ce ne Esatto. sono alcuni modelli che in modo facile e veloce riescono a raggiungere profondità tipo 2-3 metri, e lo sanno bene le persone, i pescatori dell'acqua dolce, no? Chi utilizza queste esche per la ricerca del bass, ma anche del luccio. E quindi questa è un'esca da considerare nelle nostre battute di pesca, che il pescatore, ecco, che si definisce tale, non deve mai mancare nella valigetta di un pescatore un modello di crank, secondo la mia opinione. Allora, andrei avanti con il Snodati. prossimo. Sì, la prossima slide, parliamo un po' degli snodati. Allora, in questa JPEG che vi faccio vedere, che vi mostro, ce ne sono un paio di modelli. Il primo, ecco, ci salta all'occhio quella sulla sinistra per la sua forma molto particolare. Vediamo che è un multisezione, sono 3, 2, 5, 2, 7, quasi 10 sezioni. Quindi in un'esca che è di una lunghezza circa di 120 mm, è stata realizzata in 10 sezioni. La particolarità degli snodati, di cui faccio vedere anche un modello dedicato al Cos'è? mare, questa è È da un'imitazione di zaino. aguglia, un'imitazione di aguglia che io utilizzo dal kayak, devo essere sincero, perché una delle caratteristiche, diciamo, un po' negative di queste esche è che non si lanciano in modo perfetto. Molte volte durante l'azione di lancio vediamo proprio che si avvinghiano su se stesse, vanificando, ecco, il lancio e anche l'azione di pesca. Però Soprattutto hanno quello con tutte da... queste sezioni. Esatto. Però hanno dalla loro un grande pro, ovvero quella di, in fase di nuoto, richiamare fedelmente quello che è il nuoto sinuoso di un pesce che pascola, e questo, ecco, dal punto di vista proprio visuale, riesce a simulare il predatore che è lì in circolazione, perché, ecco, richiama fedelmente un pescetto esca di cui loro si nutrono, e quindi molto facilmente, in condizioni di acqua chiara, ecco, potremmo utilizzare queste esche artificiali per richiamare maggiormente queste caratteristiche. Sulla sinistra di questa presentazione c'è un modello dedicato maggiormente all'acqua dolce, un modello che viene utilizzato per il bass, per il luccio, mentre sulla destra questa è un'esca che possiamo anche definire ideale per il mare, sia per la livrea, ma anche per la forma e la dimensione della paletta di testa, che,
avendo una buona conoscenza delle esche artificiali, mi preannuncia che a questa esca è dotata di una buona resistenza in caso di mare mosso, turbolenze, Esatto. corrente. Ecco, in tutte le esche artificiali la presenza, la forma e le dimensioni della paletta ci danno delle indicazioni È sul l'angolo. nuoto, anche sì, dell'angolo, Ci sta. aggiungo. E quindi dobbiamo, grazie anche alle informazioni che diamo e che daremo anche nei prossimi video, dobbiamo tenere sempre in considerazione le caratteristiche, ecco, comuni che contraddistinguono e caratterizzano ogni esca artificiale. Che cosa era? Si è visto? No, banalmente un fudegeni è perché c'ho i copri ancorette, che è una cosa stranissima, io di solito le lascio arrugginire le ancorette. No, volevo, sì. ad esempio, passando un pochettino dal lato pratico, no? La naturalezza di queste artificiali, come vedete, questo banalmente alla coda snodata, no? Ci può Sì. Sì. aiutare anche a sbloccare delle situazioni fastidiose. Mi ricordo, magari così ci spostiamo un pochettino dalla sterile teoria, mi ricordo di... La prima volta che provai un minnow snodato, ad esempio, fu all'interno di un'area portuale in cui eravamo tipo sei amici, uno in fieno all'altro, tutti quanti che pescavamo con i long jerk, e avevamo questi barracuda da 1,5 kg, 2 kg, che cacciavano sul foraggio sotto di noi, e di seguire questi long jerk non ne volevano proprio. Allora ricordo che spacchetto questo minnow snodato che... L'avevo comprato ma mai acquistato. Lo spacchetto lo lancio in acqua, recupero di 50 centimetri e becco il primo strike. Era stato casuale, boh. Faccio un altro lancio e becco il secondo barracuda. Fatto sta che nell'arco di un quarto d'ora porto a galla 5 barracuda dal 1,5 kg in poi. Bella E questo pescatina. perché, esatto, questo perché appunto anche lì. E tutti erano fissati con questa cosa del long jerk, che è fatto per i barracuda, e io in quel momento mi sono detto: vai, ma guarda, magari cambiamo, andiamo su qualcosa di un po' più naturale, perché tutti stanno provando questi long jerk. Ecco, questi artificiali qua spesso possono essere dei jolly, anche quando sappiamo che c'è un predatore che magari ci segue, è diffidente. Ecco, un artificiale più naturale. In questo caso potrebbe tranquillamente esserci sicuramente aiuto. È sicuramente più naturale di uno snodato, a parte qualche gomma, non penso che ci sia. Cioè, qua sono andato molto sul pratico, c'è poco da Sì, dire. è vero, ma le esperienze dirette, ecco, sono Esatto, vedi? il nostro pane quotidiano. Allora, vado ancora avanti, troviamo i prop bait, che sono, come vediamo anche nella J-Bag, qui a destra, sono delle esche dotate di una sorta di elica. Le possiamo trovare sia in coda che in testa, in coda e in testa, o semplicemente in coda. Come vediamo nell'artificiale che è sulla destra della JPEG, questo Mega Bass Loud Prop Bait. Le caratteristiche principali di queste tipologie di esca è che sono principalmente usate come esche di ricerca, esche di reazione, quindi sono delle esche da utilizzare non solo in ambiente. Allora, per quanto riguarda il prop bait, è un'esca da ricerca, un'esca che in acqua dolce soprattutto viene utilizzata ed è un'esca anche di reazione, se possiamo definire, perché nel momento del recupero di solito si predilige un jerk allungato, una specie di jerk accompagnato. Più che una gercata secca, perché durante questa azione che noi facciamo proprio con la canna, ecco, l'elica gira e nel girare, oltre al rumore emesso, emette anche una scia di bolle. Questa scia di bolle stimola il predatore
all'attacco istintivo, perché vede un'esca che lui può predare, ecco, la vede come se fosse sfuggente e quindi cerca di aggredirla prima di perderla di vista. Tuttavia, oltre che nell'acqua dolce, nel nostro paese vengono utilizzate maggiormente per l'acqua dolce, in Giappone, dove queste esche ovviamente sono state concepite, vengono utilizzate anche per la ricerca della spigola, la nostra Suzuki che noi non abbiamo, ecco, che noi ecco, vediamo sempre negli articoli, nei video dei nostri cugini nipponici. Con queste esche loro riescono ad entrare in pesca in zone molto stressate dall'attività pescatoria, cioè in ambito, per esempio, all'interno delle foci, nell'ambito lagunare, dove ci sono delle zone ad alta pressione di pesca. Queste esche ci fanno la differenza, è un po' come il discorso che faceva prima Mattia. Dove nel discorso dei long jerk e degli snodati, utilizzando esche alternative che il predatore non riconosce come Un delle pericolo. imitazioni, come dei pericoli, ecco, li attacca maggiormente con minor malizia. Quindi esche come il prop bait. È giusto che noi lo consideriamo come un'esca da avere sempre in cassettina per risolvere magari pescate dove non riusciamo ad avere degli strike, magari anche le stesse zone dove abbiamo già battuto con il jerk, il minnow o con altre esche tipo quelle siliconiche, con il prop bait riusciamo a simulare maggiormente e nuovamente all'attacco il predatore. Se però dici così poi me ne compro anche io qualcuno. Ma guarda che sia questa esca, sia il prop bait, che la vibration bait, che ora a cui sono passato, sono delle esche alternative che il pescatore italiano molte volte non considera. Però io che ho amici sparsi un po' in tutta Italia, pescatori, e mi raccontano delle storie, ecco, delle storie di pesca davvero avvincenti. E A voglia. ultimamente con le hard bait e i vibration bait come queste che vedi nella JPEG, sono riusciti, bravo, bravissimo, Esatto, perché sono poi tra l'altro è proprio riusciti, quello che tu hai messo là, è l'undersize, questo è perfetta. l'undersize. Guarda che proprio con questa esca ci sono degli amici che stanno pescando nello stretto di Messina, ti posso Esatto, dire anche nome volevo e dirti proprio cognome, quello. Volevo dirti proprio perché quello perché. riescono. Ti lascio la parola, dai. Perché ti volevo dire, perché sono i miei vicini di casa, io sto a Catania, loro sono stretti di Messina, perché giustamente come ben sai, in queste zone, quelle zone ci sono batimetriche abbastanza importanti già dalla spiaggia. E si pescava fino a qualche tempo fa il barracuda classico, come dicevamo prima, con i long jerk, al che qualcuno magari alla ricerca di qualche scumbride di grossa taglia ha provato a lanciare qualcuno di queste vibration in mare e ha cominciato a beccare i primi barracuda a mezz'acqua. E si è letteralmente creato questo incredibile mito che nessuno si aspettava della vibration lure come calamita per il barracuda. E così in effetti è. Cioè, questo artificiale, che la prima cosa che notiamo è il fatto di avere l'aggancio, lo snap qui sopra in testa, qui sopra, non frontalmente, produce un insieme di vibrazioni molto, molto fastidiose per la linea laterale dei pesci. E siccome ci permette di coprire letteralmente qualunque punto dello strato della colonna d'acqua, ci permette di andare ad insidiare tendenzialmente qualunque tipologia di predatore, sia dal predatore prettamente di fondo, sia al predatore che pesca, che caccia a mezz'acqua, sia a quello che magari sta cacciando in superficie. Ecco, appunto. Noi stessi, anche qui nel Catanese, poi l'abbiamo importata dai nostri fratelli messinesi, abbiamo visto che in effetti queste esche vibration funzionano veramente tantissimo su qualunque tipo di pesce. Il barracuda non si sa come impazziscono. Infatti, quando all'inizio mi si venne detto: ah, guarda, stanno pescando a Messina il barracuda con il vibe, ho detto: è impossibile perché il barracuda ci vede da schifo, figuriamoci se
se va ad attaccare un vibration, invece così è stato e così è, quindi, perché, quindi appunto non dobbiamo soffermarci per forza su degli stereotipi, siamo sempre là, non ci soffermiamo sugli stereotipi. Ecco, io vi posso dire che sul vibe qualunque cosa può attaccare, è una di quelle esche veramente, esattamente un po' come avevamo detto per il Minno, cioè non ci soffermiamo su qualcosa, lanciamo se abbiamo una colonna d'acqua, se magari non abbiamo avuto risultati con altri artificiali un po' più canonici, proviamo una vibration, perché ragazzi veramente può essere un game changer di dimensioni stratosferiche, cioè vi si può andare addosso qualunque cosa, dalla ricciola al barracuda, al serra, al carango, persino ovviamente allo scumbride, quindi che può essere l'alletterato, può essere la palamita, cioè qualunque cosa ci può andare addosso, è meraviglioso. Poi ovviamente in acqua dolce ha le sue applicazioni che io non conosco, perché non pesca in acqua dolce. Proprio per questo, anzi, mi dai là per concludere il discorso sulle vibration bait oppure le vibe in generale, ti parlo di un'esperienza anche a trautaria, quindi parliamo dei laghetti classici a pagamento, dove vengono immesse delle trote allevate e queste trote vengono catturate e reimmesse in acqua. Che cosa succede? Che all'inizio le esche vanno per la maggiore, il crank, il minnow o lo spoon, esatto. Sì, sono le esche principali con cui la maggior parte dei pesci, diciamo la maggior parte dei pescatori riescono ad agganciare i pesci. Andando avanti nella cattura e rilascia, ecco, il pesce non viene più stimolato all'aggressività da esche come il minnow con lo spoon e quant'altro, e quindi in tanti casi proprio le vibration bait fatte saltellare sul fondo, ecco, con recuperi molto sincopati, riescono nuovamente a simulare le trote che sembravano totalmente scomparse. A volte sembra di pescare davvero nel deserto, perché ecco, non reagiscono più alle esche canoniche, e anche in quel caso, che è un caso diametralmente opposto, no, dalle condizioni che noi possiamo trovare in mare, che stimolano il barracuda o il tunnide. Ecco, però si ripetono le stesse cose, e i pesci che non vengono più stimolati da esche canoniche, possiamo utilizzare esche alternative come le vibration lure oppure gli snodati, no, che facevamo vedere prima. Esatto. Ovviamente, parlando del discorso lanciabilità, rapidamente, esatto, peccano un po' nella lanciabilità, perché uno, perché hanno questo aggancio di sopra. Due, perché il centro di massa è tendenzialmente tra il centro geometrico artificiale è un po' spostato nella parte frontale, quindi durante il lancio non raggiunge le stesse lunghezze di quello che può essere un long jack o di un minnow, di un needle o di un metal jig. Raggiungono di solito delle ottime distanze, perché comunque sono degli artificiali molto densi. Però bisogna essere certe volte un po' tecnici, perché tenderanno a sbandare, tenderanno a sfarfallare in aria, e perché appunto hanno questo centro di massa un po' spostato. Però appunto, diciamo, ci permettono di sondare tutti gli strati d'acqua, di conseguenza è un ottimo compromesso. Sì, anche se aggiungo, dipende anche dalle caratteristiche proprio dell'esca, perché ci sono delle esche molto compatte, anche ben studiate e bilanciate, sia come dimensionamento interno della pesisca e quant'altro, ma anche dell'aggancio di testa, perché sì, possiamo trovare delle esche dotate di due o più soluzioni di aggancio, alcune spostate più verso la testa, alcune verso la mezzeria e altre decentrate, quindi dipende anche dal modo in cui le agganceremo alla nostra lenza, e ogni volta che noi varieremo il punto di aggancio noteremo che l'esca reagisce in modo differente all'azione di nuoto e di recupero. È vero, no? Ovviamente, hai notato anche tu questa, sì, cosa? Sì, certo. Ovviamente io parlavo del vibe canonico, quindi quello con l'aggancio di sopra, per cui capisci che aggancio. Sì. Però è ovvio, ormai esistono tantissime soluzioni, ci sono dei vibe che hanno anche la possibilità di avere quattro agganci diversi, forse anche cinque in alcuni casi. Poi ci sono questi micro vibration che si utilizzano a bottom style, mi sembra si chiami, per esatto. Esatto, cioè,
che hanno, ho visto che hanno più agganci per lo snap che punti di aggancio per l'ancoretta. Non sai veramente dove poter. Ne ho visti alcuni che possono essere utilizzati come metal jig se agganciati di fronte, come vibration se agganciati di sopra, come spoon se agganciati da un altro lato. Quindi vedete, appunto, più si va avanti e più un artificiale può diventare polivalente pur rimanendo se stesso. Cioè, è vero, tantissimi studi. È vero. Allora andiamo avanti e la parliamo delle le swim bait. Ne facevo vedere una all'introduzione del nostro video. Ecco, allora queste esche, secondo me, hanno aperto un mondo nuovo per quanto riguarda la pesca con le esche artificiali, perché ecco, ci permettono di personalizzare ulteriormente la nostra azione di pesca, perché per utilizzare in modo anche, permettetemi il termine, efficace la personalizzazione, ecco, della nostra azione di pesca, dobbiamo essere muniti di una canna e di un mulinello ideale per riuscire a lanciare e gestire le fasi del nuoto, del movimento, di esche che possono raggiungere importanti dimensioni come peso, come lunghezza. Cioè, possiamo avere anche esche di 30, 40, 50 grammi e oltre. La caratteristica, ecco, di queste esche è che vanno a simulare fedelmente la livrea e le dimensioni, oltre che il movimento in fase di recupero, di un pesce foraggio. E in Giappone stanno diventando proprio un lifestyle, nel senso dello stile di vita. Cioè, ci sono delle tipologie di pescatori che pescano unicamente con le swim bait, perché sono esche dedicate principalmente a prede generose. È difficile che una piccola preda vada ad aggredire, no, difficile, non impossibile, perché nella pesca io ho visto di tutto. Attaccano. Sì, molte volte, esatto, per scacciare l'intruso all'interno del territorio. Potrebbero essere comunque attaccate da prede di simile taglia. Però ecco, queste esche vengono utilizzate per fare anche una selezione della taglia del pesce che stiamo ricercando, che peschiamo in acqua dolce, quindi bass, lucci, aspi, tutti i predatori di acqua dolce, oppure per l'utilizzo in ambiente salmastro, per il serra, per la spigola. Ecco, ci sono già in commercio, e tante altre ne arriveranno sicuramente prossimamente, di esche artificiali, di swim bait dedicate a pescatori sempre più esigenti, che fanno della selezione della taglia del predatore addirittura uno stile di vita. Io vedevo qualche tempo fa qualche quasi esagerazione di queste swim bait che utilizzano magari in oceano, no? Queste addirittura swim bait a forma di tonno pinna gialla, swim bait da 800-900 grammi, o magari addirittura le swim bait a forma di pesce serra, perché da noi il pesce serra fa il gradasso, in oceano invece è la preda principale di tonni di tutti i generi di predatori, perché sono più grossi di lui. Quindi è interessante, è vedere anche queste cose. Io ripeto, non ho esperienza con le swim bait, perché appunto sono tendenzialmente, almeno dalle nostre parti, esche che vengono più utilizzate per esempio per la pesca a luccio, no? Queste swim bait spesso da 80-100 grammi, lanciate con queste canne che sono tendenzialmente da casting, molto molto pesanti. Mi dai conferma, no? Perché io, ripeto, sì, è vero, ho usato una swim bait. Io ho un'attrezzatura dedicata, canna, mulinello e filo, unicamente per gli swim bait. Esatto. Cioè, parliamo di canne molto toste, molto potenti,
che utilizzandole per uno spinning medio non avrebbero quasi senso, perché oltre che a stancarti troppo durante le lezioni di pesca, non sono dedicate a, diciamo, ad essere a lanciare esche medie come quelle che solitamente utilizziamo, che vanno dai 15 esatto. ai 20 grammi. Quindi sono dedicate esclusivamente a esche generose e prede generose, perché allo stesso modo prendere un pesce di piccola taglia, ti parlo anche di 600, 700, un chilo, vicino a un con un'attrezzatura così potente, diciamo, non avrebbe molto senso, né per, diciamo, il discorso di essere sensibili nel sentirla proprio un bel pesce, né tantomeno, ecco, ci sarebbe una sportività, un equilibrio verso il pesce che noi cerchiamo di insidiare. Allora, vado avanti con l'ultima slide. Si parla di edgy. Allora, qui vi lascio qualche link perché ho già preparato sul canale una serie di video dedicati agli edgy, alle classiche totanare, come comunemente vengono definite, perché per questa tipologia di hard bait che abbiamo integrato nella grande famiglia, no Mattia, delle sì, hard bait, ma in effetti, come abbiamo fatto con i metal jig, anche in questo caso è una categoria, perché ci sono talmente tanti modelli, talmente tante varianti, talmente tante caratteristiche che le differenziano dal classico minnow, anche per dirvene una, no? La tipologia, il rivestimento di cui sono costituite queste esche sono totalmente altra cosa rispetto all'esca classica che può essere in materiale rigido, plastico, in verniciato, che in questo caso, ecco, è tutt'altra cosa. In ogni caso, anche per dare armati, per esempio, no? Il cestello, che è totalmente differente da qualunque altro sistema di armamento, chiamiamolo così, che può essere una mosingola o un'ancoretta, il cestello è totalmente differente a livello proprio sistematico, ideologico, rispetto a qualunque altro tipo di ancoretta che potremmo trovare su un qualunque altro bait, per non parlare poi del sistema di affondamento, del bilanciamento della massa, anche dello studio sui colori, per esempio, che è totalmente diverso rispetto allo studio sui colori per quanto riguarda invece le hard baits dedicate tendenzialmente ai pinnuti, chiamiamole così, no? Sì, perché gli edgy nascono per insidiare i cefalopodi, esatto. Seppia, calamaro, anche il polpo, magari totano, però sono, diciamo, invertebrati, giusto? Correggimi sì. se sto sbagliando. Stavo ridendo perché io il totano più grosso che ho preso, quasi 5 kg, l'ho preso su un long jack dalla scogliera. Ecco, queste sono delle cose che a me non potrebbero mai capitare. Capito? No, ridevo per questo, che avevo un long jack da 210 mm, e lasciato noi in top, e a un certo punto mi sono sentito tirare in acqua, e poi era un totano da quasi 5 kg che ho tirato fuori, no? Sì, storie di avventure sì. strane, c'è una foto su Instagram in cui io ero bianco perché ormai ero morto, sfinito dal combattimento, e sto totano in braccio che era mio figlio, lungo 1,40 m, più o meno 1,45 m steso per totale. Vabbè, dettaglio, mi ha fatto scattare una risatina, scusami. No, ma posso tranquillamente immaginare la scena. Però ecco, per completezza di informazione, li abbiamo collocati nella famiglia delle hard bait, però diciamo per avere qualche informazione, qualche caratteristica più definita per le condizioni di utilizzo e i predatori, i pesci a cui sono destinati più che predatori, vi linko qualche video direttamente sul canale Planet Spin già realizzati. Allora, siamo in conclusione di questa puntata. La discriminante maggiore negli edgy è la velocità di affondamento. State attenti, perché se per esempio volete fare una pescata magari puntata più a calamari, ad esempio, dovete cercare di puntare magari a un affondamento un po' più lento
perché il calamaro tende ad attaccare lungo un colone d'acqua un po' più alto, più a galla. Se invece magari volete provare a pescare qualche polpo, qualche seppia, magari potete anche scegliere una velocità d'affondamento più elevata, perché tanto starete cercando la vostra preda un po' più sul fondo. Poi ovviamente il tipo di movimento è totalmente diverso, ma sicuramente vi andrete a vedere tranquillamente i video che Luigi vi linkerà, saranno più esaustivi di qualunque altra cosa possiamo dire qui in maniera estemporanea. Sì, in linea di massima, come dicevi, esatto, per la seppia andremo maggiormente verso il fondo utilizzando esche ma più affondanti, oppure utilizzando una piccola zavorra in testa, esatto, un peso ulteriore. In alternativa per il calamaro invece potremmo fare anche una pesca sulla mezz'acqua o più a contatto verso la superficie. Ovviamente dipende anche dalla profondità e dalla zona di pesca su cui insisteremo le nostre battute. Esatto. Ok, dai, il nostro quarto d'ora si è esaurito. Sì, abbiamo sforato anche oggi, che dire, no. spero che il video sia stato di vostro gradimento. Iscrivetevi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti e non dimenticate di visitare il sito dove Mattia è articolista, www.robertocardi.com. /spinning, perché c'è... /spinning. Se vi piace pure il surfcasting, andate a leggere l'articolo di Roberto, ma che è uno, diciamo che è uno che un pizzico ne capisce del surfcasting. È vero. È interessante seguire anche i video che trovate sul canale YouTube, che invito a visitare. Ringrazio davvero davvero infinitamente il nostro Mattia e tutti voi per aver seguito questo video. Lascio la parola a Mattia prima di salvarci. No, ma che parola devo lasciare? Grazie per la pazienza, per chi è riuscito ad arrivare fino a questo momento. Senza addormentarsi. Infatti. Grazie per la pazienza, ragazzi, io vi posso soltanto invitare magari a seguirmi sui social dove sono presente, no, però per rispondere alle domande ci sono sempre. Quello mi fa sempre piacere ricevere qualche domanda. Leggetevi gli articoli perché leggere fa bene, ok? Usate il web per leggere, che non vi fa male agli occhi, al contrario di altre cose. E niente, ragazzi. Ringrazio tutti voi, ragazzi, per averci seguito. Andate a pesca, seguite il consiglio di Mattia e noi ci vediamo il prossimo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao ragazzi, alla prossima!